Caso Liliana Resinovic, nuovo inquietante mistero. Il caso di Liliana Resinovic continua a tenere banco tra gli interrogativi irrisolti della cronaca italiana. La scomparsa e la successiva tragica scoperta del corpo della donna di 63 anni a Trieste, a gennaio 2022, ha suscitato grande interesse e preoccupazione. Dopo l'iniziale ipotesi di suicidio, la Procura di Trieste ha deciso di riaprire il caso, analizzando nuovi elementi che potrebbero gettare luce sul mistero. Un dettaglio che ha aggiunto ulteriore mistero alla vicenda è emerso recentemente grazie alle telecamere di sicurezza della scuola allievi polizia, che hanno catturato immagini di Liliana poco prima della sua scomparsa. Le riprese mostrano la donna camminare con dei sacchetti della spazzatura e indossare un paio di pantaloni grigi. Tuttavia, al momento del ritrovamento del corpo, nei pressi di un ex ospedale psichiatrico, Liliana indossava pantaloni di una tonalità più scura. Questo dettaglio solleva interrogativi su dove e quando Liliana abbia potuto cambiarsi e quali siano stati i suoi spostamenti negli ultimi momenti di vita. La consulenza medico-legale ha stabilito che la morte è avvenuta massimo 60 ore prima del ritrovamento del corpo, suggerendo che Liliana abbia trascorso le 3 settimane precedenti in un luogo non identificato, con un cambio d'abiti a sua disposizione. Le circostanze del suo allontanamento volontario da casa e la causa della sua morte, se omicidio o suicidio, sono ancora oggetto di indagine. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, e gli inquirenti cercano ancora risposte che possano spiegare la scomparsa e la morte di Liliana, in una vicenda che ha lasciato la comunità e l'opinione pubblica in cerca di verità. La speranza è che la rivalutazione del caso e l'analisi degli elementi raccolti possano finalmente offrire qualche chiarimento su uno dei casi più enigmatici degli ultimi anni. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.